Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Sono iniziate adesso le votazioni negli Stati Uniti per scegliere il prossimo presidente. Sono in corsa, come sapete, come sanno tutti, Donald Trump e Kamala Harris, ma noi nel frattempo andiamo a Palazzo Balbi, a Venezia, dove il presidente Zaia ha tenuto un punto stampa su un accordo con la Guardia di Finanza per quanto concerne la pesca. Vediamo la firma dell'accordo, vediamo, in diretta. Non so, sono in punto la firma. Grazie, un omaggio per il generale. Vediamo. Allora, questa è stata la firma di questo protocollo con la Guardia di Finanza sulla pesca in Veneto. Poi vi diremo con Filippo Fois i dettagli di questo accordo. Il presidente Zaia ha parlato anche dell'ospice pediatrico di Padova, poi più avanti sarà intervistato dai giornalisti, ci collegheremo in diretta. Poi ci collegheremo anche con Padova, il cantiere chiude, ci sono operai sulla gru per protesta. Questo è il mattino di Padova, la vicenda poi del bambino sempre a Padova, seviziato dalla padre mentre era in ospedale. La cosa, il risvolto raccapricciante che sembra che abbia voluto ferirlo per avere dei sussidi, cose da non credere. Restiamo sempre a Padova con la cronaca, vediamo una vicenda con accoltellamento dei cinesi, però vediamo, non so se ci sono delle... sono Renato Capoia e Tommaso Migot in regia, credo che i giornalisti stiano per intervistare il presidente. Torniamo a Cabalbi, poi io non ti vedo, Luca. Io non sono mamma. Ma fate un passo indietro. Potrei abbracciare. È difficile stare. Scusa, devi andare un passo indietro, ce la fai lo stesso, non preoccupare. Eccola, a posto. Non buttarti in avanti, sono a posto. Presidente, il comparto della pesca non sta attraversando però un bel periodo. Questo accordo con la finanza che cosa mira? Mira a far arrivare le risorse direttamente agli operatori. Sono 8.000 operatori e a noi interessa parlare con le 3.700 aziende in modo tale che quei 50 milioni di euro di fondi comunitari arrivino direttamente a loro. Ma non c'è possibilità di fare? No, Duna. Non sono già strutturati per arrivare direttamente alle imprese, che cosa manca? Assolutamente sì, ma vogliamo efficientare quello che si direbbe l'ultimo miglio affinché anche la minima dispersione, diciamo, della liquidità di queste risorse vada a finire su comparti che magari non aiutano veramente i pescatori. Centrale nucleare a Venezia, il suo è un assoluto no, perché governatore? Ma guardi, per una serie di considerazioni non è un no alla tecnologia, è un no perché comunque Venezia è una realtà molto fragile, è un no perché un eventuale incidente coinvolgerebbe, pensate subito, la laguna e quindi il mare, è un no perché comunque un eventuale incidente andrebbe a coinvolgere il petrolchimico, nessuno si è posto la domanda che un incidente sarebbe nel cuore del petrolchimico, visto che si parla di Marghera, è un no perché dovremmo pensare all'evacuazione della realtà simbolo che è Venezia, è un no perché comunque ci sono altri siti su cui andare a insediare, diciamo, una centrale. Voglio anche ricordare che quello che noi oggi abbiamo è già un'eredità di un'idea malsana. È ovvio che noi dobbiamo difendere tutto quello che è l'insediamento di Marghera, l'occupazione e la transizione green, ma ci mancherebbe, nessuno vuole farci un prato. Dall'altro però diciamo che se tornassimo agli anni di Volpi di Misurata e partissimo oggi da quel punto zero,
vorremmo vedere la laguna in tonsa e non ci faremo mai un petrolchimico. Signor Presidente, lei sa che Tajani ha detto che non sono i presidenti di regione a fare la politica energetica del nostro paese. Tajani ha anche detto no al terzo mandato, ha poi detto, ha opposto diciamo una certa resistenza sul commercio estero, e uno dei suoi assessori, Roberto Marcato, in una nostra trasmissione ha detto per me ce ne sarebbe abbastanza per chiudere l'alleanza di governo in Veneto. Ma noi stiamo governando bene qui in Veneto, nel senso che con loro abbiamo un buon rapporto nel centrodestra. Dopodiché il vicepresidente Tajani fa anche il segretario di Forza Italia, quindi immagino che queste dichiarazioni non siano a nome del governo. Dopodiché le dico anche in assoluta serenità che dire che i governatori decidono la politica energetica è scritto nella legge, non è che serve che ce lo venga a dire qualcuno. Dove fare invece gli impianti, le centrali nucleari, lo decidiamo noi. Zaia sempre più ambientalista che guarda la laguna di Venezia. Questo pomeriggio arrivano contro la diga del Vanoi. Anche su questa posizione resta fermo il Presidente? Ma assolutamente sì, ne ho parlato in tempi non sospetti. E ovviamente questa è una procedura di natura tecnica e vanno rispettati i tecnici. È come andare in un municipio e pretendere che si blocchi una concessione edilizia. Non è che funziona così. Però ci sono tutti i presupposti, io penso, perché i nostri tecnici possano continuare con quelle perplessità che hanno già espresso per iscritto rispetto alla fragilità di quel luogo. Ho l'impressione che non ci siano tutti questi percorsi in discesa per quella diga. Dopo staremo a vedere nel rispetto dei tecnici. Però io ho visto delle lettere che sono già state scritte che vanno in quella direzione. Quanto sta accadendo in Campania riapre la discussione sul terzo mandato a livello nazionale? Mi sembra oggettivo, la sta riaprendo visto considerato che se ne parla tutti i giorni. La Campania sta facendo un provvedimento di legge che noi abbiamo già fatto qualche anno fa, però è pur vero che la grande discussione oggi è sull'opportunità o meno. Ci sono i fondamentalisti del no al terzo mandato, io spero che restino tutta la vita fondamentalisti, saremo lì a controllarli. Tra i fondamentalisti ci sono Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, Tajani, Forza Italia, il Partito Democratico. Resta solo la Lega con questa bandiera del terzo mandato? Io penso invece che ci possa essere un ragionamento che possa essere anche condiviso. Cercheremo di capire senza ansie, senza particolari arrabbiature, ma la volontà comunque di rispondere ai cittadini, non lo chiedo io, basterebbe andare per strada in Veneto e si sente, i veneti vogliono poter scegliere, poter decidere, poi ognuno vota chi vuole. E poi Milano Cortina resterebbe senza Zaia e senza Malagò. Sì, non è che non si fanno le Olimpiadi, le Olimpiadi si faranno, magari le fanno ancora più belle, però è pur vero che mancherebbero due riferimenti che sono quelli che hanno portato a casa le Olimpiadi. Semplicemente nel caso mio per 3 mesi, non è che ci sia un voto così importante per cui permetti a qualcuno di rodarsi e di prendere, di avere un buon abbrivio. Quindi sono anche pochi mesi, per cui la vedo veramente una roba in salita. Però è il Parlamento che decide e non il cittadino in questo caso, ma fare la legge vuol dire avere i numeri. Ci sono? Parlamento, dico questo, che lo cito spesso, Rousseau nel contratto sociale diceva che il popolo ti delega a rappresentarlo, quando non lo rappresenti più ti toglie la delega. A me sembra che il popolo sia chiaro sullo sblocco dei mandati. Senta, bambini protagonisti, questo libro, l'hospice pediatrico, almeno il primo tassello grazie alla Regione. Che cosa significa l'hospice pediatrico per le famiglie e per il Veneto? A luogo di cura, stiamo parlando di pazienti che hanno delle malattie importanti, delle patologie importanti. È un luogo nel quale si curano anche le famiglie, si fa un intervento a 360 gradi. Noi abbiamo avuto il primo hospice italiano pediatrico, ormai è quasi 40 anni fa. Oggi ci poniamo l'obiettivo di realizzarne ancora uno importante da 16 milioni di euro. La Regione ci mette 9 milioni di euro in questa partita e per 12 nuove stanze. E quindi ancora dare una risposta ai tanti bimbi in età pediatrica che hanno bisogno di cure. Bambini protagonisti di storie di dolore come queste, ma anche purtroppo di storie di violenza, lei stesso ha già commentato. Allora, il presidente Zaia, torchiato dai giornalisti, stava parlando dell'hospice pediatrico e stavano per chiedergli del terribile fatto, Zaia si è messo una mano sulla fronte, che vediamo nel titolo del Mattino di Padova, lo vediamo adesso. Il papà avrebbe seviziato il figlio di 5 mesi per ottenere l'assegno di invalidità. L'ipotesi investigativa è che il papà
abbia fatto tutto per ottenere dei soldi. Nei video della squadra mobile, l'orrore in reparto, una vicenda sconvolgente. Andiamo però adesso per la serie furti nelle abitazioni, nelle imprese e dovunque. Andiamo in diretta a Ponte di Nanto, dove un furto è degenerato in un'aggressione. Il proprietario di casa ha sorpreso i ladri che stavano rubando in camera da letto. Andiamo subito in diretta da Daniele Garbin. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Confermo, siamo proprio a Ponte di Nanto con il collega Simone Squarcina e siamo in via Maralta, che è una zona poco lontana dall'incrocio con la Riviera Berica, a 1,5 km anche dalla ciclabile Treviso-Ostiglia. Ecco, è proprio in questa zona è successo questo episodio che avevi accennato venerdì sera, se ne è avuto solo notizia ieri. Insomma, c'è stata questa aggressione in questa villetta proprio alle mie spalle che sta riprendendo. Era un momento conviviale tra la famiglia riunita, i coniugi Agnese Babolin e Giuseppe Calgaro, erano radunati a cena con la figlia, il fidanzato della ragazza, quando il cane Doc, un alano imponente anche, ha cominciato a abbaiare e non smetteva. Ecco, questo è stato il segnale per cui a un certo punto il fidanzato della ragazza ha voluto controllare, e in quel momento, salendo qua per le scale perché erano in taverna, ha trovato due uomini che stavano uscendo, uno con degli oggetti che poi abbiamo capito si trattava della refurtiva, ricordiamo oro e almeno 500 euro in contanti, usciva dalla camera, dal letto dei coniugi, e in qualche modo ha cercato di intercettarli, di capire, non riuscendo a rendersi conto esattamente cosa era successo. Il ragazzo invece, tutta risposta, ha ricevuto un pugno, una manata in faccia, ha fatto perdere l'equilibrio ed è caduto a terra rovinosamente anche sui gradini, e questo poi gli ha costato la frattura alla caviglia di guaribile in 30 giorni, insomma qualcosa di molto grave. I due parlavano italiano secondo le testimonianze, e da questo momento è ancora in corso la caccia all'uomo da parte dei carabinieri di Barbarano Mossano, che sono intervenuti subito anche a raccogliere le interviste. Ricordiamo, una zona isolata e non controllata se non nell'incrocio delle telecamere, hanno avuto anche gioco facile. Ecco, noi abbiamo parlato poco fa con la signora Agnese, insomma, che ci ha ricordato anche commossa, perché c'è molta tensione ovviamente per chi vive un episodio del genere, il senso di impotenza. Diceva che si sono anche insomma costruiti una casa sicura con gli infissi e anche video sorvegliate, eppure non è bastato per difendersi da questi banditi che, se vogliono, ecco, riescono anche a entrare in casa in questo modo e approfittare anche del buio, perché si sentono impuniti, diceva la signora. Insomma, in questo momento poi non desiderava essere ripresa, però insomma abbiamo constatato la sua sofferenza. Noi abbiamo anche sentito in paese com'è l'umore, perché non è il primo episodio che succede. Ricordiamo anche Nanto, anche episodi nel passato, che insomma ricordo sull'aggressione e la difesa del benzinaio Stacchio, insomma è la reazione che c'è stata poi poco lontano. Ecco, il sindaco ha promesso che nel giro verso la fine, insomma, ci saranno degli incontri di dicembre con la popolazione, proprio perché bisogna dare delle risposte. Ecco, noi abbiamo provato a sentire qui vicino qualcuno, insomma, capiamo che la situazione non è preoccupante. Ecco, le persone sono testimoniano questa preoccupazione. Ecco, lancerei il servizio e con questo restituisco la linea allo studio. È preoccupato di sotto questa notizia qua? Un po' di preoccupazione penso ci sia, se questi sono andati in casa e quant'altro. È stato beccato da uno delle persone in casa, insomma è stato ferito, fratturato una gamba. Non so niente, perché guardi, proprio no, sono all'oscuro di tutto. Il sindaco ha promosso una serie di incontri a fine mese proprio sulla necessità di fare aggiornamenti su come difendersi. Sulla sicurezza e quant'altro, bisogna vedere poi se riesce ad andare in porto, cioè riuscire ad ottenere qualcosa. Certo che preoccupa, perché adesso vengono anche quando stiamo mangiando, quindi è da aver paura, quello sì. Questo è l'aspetto che la preoccupa, il fatto che ha sentito che sono intervenuti, ha aggredito. Certo. Il sindaco ha promosso una serie di incontri a fine mese, insomma, per sensibilizzare. È un'emergenza
presenza, secondo lei è importante fare questi incontri? Assolutamente sì, sì. Anche per far sì che il cittadino sappia come comportarsi, ma soprattutto per stimolare un po' il discorso della tranquillità, insomma. Dove intervenire secondo lei? Beh, tutte queste cose sì. Sì, telecamere, vicinato, però secondo me la giustizia dovrebbe muoversi un po' di più, perché comunque anche se li trovi in casa non puoi far niente perché hai le mani legate, tutto lì. Siamo tanto inquinati di amare la vita, non sappiamo più cosa fare. Infatti adesso sono riuscito a mettermi le idee sulla testa che bisogna chiudersi. Certo. Si becca non so vecchio, che non so buon camminare, non so buon correre il rio, ma sta fuori dal posto. Senta, il sindaco ha promosso questa serie di incontri a fine mese, insomma anche a dicembre. Sì, si potrebbe fare, cosa si può chiedere tutti insieme? Tanta più sorveglianza del pubblico, dei carabinieri e polizia. Manco passasse un'altra volta a notte, no, vedere più nessuno, passa nessuno a notte, sa. Mi fa meno, passa nessuno. Mi do la possibilità che mi sveglio, va a vedere strada sempre, ma non passa nessuno. Passa nessuno. Ho più responsabilità a parte del governo. Non c'è chi viene qua, non c'è chi para a vedere chi va da parte di là. Mi si apre 30 giorni e dopo tutti muoia. Servizio di Daniele Garbin e di Simone Squarcina. Adesso andiamo a Carbonera, dove una donna, una mamma di due bambini, si è trovata in casa faccia a faccia con i ladri. Sentiamo la sua angoscia in questa testimonianza. Diciamo che l'unica fortuna che io, mio marito e le mie figlie ci siamo detti è che non eravamo in casa, ecco, quella è la cosa più importante alla fine, e che quindi sì, non rischi che ti facciano male e poi abbiamo pensato a lei. Lisa Canziana, che vive con il marito e le due figlie a Carbonera, è ancora sconvolta. Con le lacrime agli occhi racconta come due ladri mascherati si siano introdotti nella loro abitazione in via Marzemine. Erano passate da poco le 19, mentre la famiglia era fuori, i malviventi sono entrati scavalcando la recinzione sul retro. Torce in mano, hanno scassinato una porta a vetro che porta al soggiorno. Da quella rete si vede benissimo che sono arrivati molto tranquillamente da qui. Erano in due e uno si è nascosto un attimo in mezzo a questa rete qui. I ladri hanno agito indisturbati per almeno 40 minuti senza alcuna paura, nonostante l'allarme fosse in funzione e le tre telecamere di sicurezza li abbiano ripresi in ogni momento. I malviventi non hanno sottratto beni materiali, hanno rovistato in ogni armadio e stanza, rubando per sempre la loro tranquillità. Questa notte abbiamo dormito poco niente, ecco, anche le bambine. La famiglia ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri, ai quali verranno consegnate tutte le immagini. Nel frattempo la tristezza e la preoccupazione stanno prendendo il sopravvento su queste persone che si sentono indifese. Nonostante l'allarme, nonostante le videocamere, insomma, ci siano ancora queste persone che vanno oltre. Il trauma di essere stati derubati non sarà facile da superare. La paura che i delinquenti possano ritornare liberi e impuniti è palpabile. Ci si guarda intorno, cioè anche a me pensare di guardare lei e vedere che guarda, mentre prima eri a casa tua, quindi nel posto più sicuro dove si pensa di essere, adesso c'è un che lascia l'amaro in bocca, ecco. Sì, non si può andare avanti così, non si può vivere con la paura di ritrovarsi degli estranei in camera da letto. Non è possibile. Andiamo a Cartigliano in diretta da Mirko Cavallin, qui continuano i vandalismi, sentiamo Mirko Cavallin per la parte tecnica, c'è Alessandro Costacurta, a te Mirko.
subito anche a lui. Buongiorno direttore, bentrovati ai telespettatori di Focus TG su Rete Veneta. Con me c'è il sindaco di Cartigliano, Germano Racchella. Siamo passati poco fa, forse doveste avere anche le immagini, nella vicina via Roma, appena all'esterno delle pertinenze di Villa Morosini Cappello, che è sede municipale, dove qualche buon tempone, insomma, resto molto morbido nei termini, ha lasciato delle scritte anche ingiuriose. Sì, diciamo buon tempone, spero siano delle bravate e non stiamo parlando di vandalismo vero e proprio, ma mi auguro siano quelle bravate che ci fanno percepire però il disagio giovanile che vige in quasi tutto il territorio in cui viviamo. Dunque dobbiamo renderci conto e capire come possiamo aiutare questi ragazzi onde evitare certi brutti comportamenti. Quindi in questo caso si ipotizza che siano dei giovani, bombolette scritte, non un pensiero adulto dietro questi atti? No, non abbiamo il sentore che sia un pensiero adulto, a differenza però, ad esempio, il pensiero adulto, e questo fa molto male, di quello che succede lungo il nostro fiume Brenta, che ci sono giornalmente, tutti i giorni, tutte le ore, persone che buttano rifiuti anche ingombranti lungo il nostro bellissimo fiume Brenta, e questo ci fa molto male. Ecco, mentre i giovani in qualche modo possono essere aiutati a capire dove si fa il danno pubblico, con gli adulti come si interviene? Con un pugno più duro? Beh, stiamo innanzitutto con una fitta collaborazione con le forze dell'ordine a verificare questi fatti. Dopodiché abbiamo un bel progetto di fototrappole che saranno installate tra un po' di giorni per riuscire a beccare questi incivili, permettetemi di dire maleducati incivili, anche perché non cambia assolutamente niente mettere i propri rifiuti all'interno del cestino, del bidone, del rifiuto secco, perché se li portano via e non riusciamo a capire il perché li devono lasciare lungo le sponde del nostro fiume Brenta. Lei diceva giustamente, anche smorzando un po' i toni, non è che qui sia il Bronx, Cartigliano è bella, un bel panorama, c'è il fiume, c'è la campagna, certo che questi episodi comunque dispiacciono molto, è proprio per questo che la settimana prossima anche in Consiglio Comunale abbiamo istituito la consulta giovani, con la speranza di riuscire a riunire e rendere partecipi alla vita sociale e istituzionale dei giovani qui a Cartigliano. Dunque proviamo anche questa mossa, sono sicuro che con le persone che ne fanno a capo, che sono una decina di ragazzi, riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Li rendiamo responsabili del proprio paese. Responsabili del bene comune, si chiama così, no? Res pubblica, come ci insegnavano gli antichi. Allora, per il momento da Cartigliano è tutto, con Alessandro Costacuta alla parte tecnica, a te direttore. Grazie molte, grazie Mirko Cavallini, Alessandro Costacurta e ovviamente anche al sindaco, che sempre è disponibile. E c'è una recrudescenza di furti e di vandalismo in tutto il territorio del Bassanese. I sindaci e le forze dell'ordine fanno del loro meglio per arginare questi fenomeni. Furti in casa, assalti ai bancomat, alle banche e un generale senso di insicurezza hanno contrassegnato il mese di ottobre in tutto il Vicentino e in particolare nel Bassanese. Non c'è area del territorio che si sia salvata dai reati predatori, come hanno confermato i carabinieri. Sono state ben 3 le esplosioni di sportelli automatici mediante l'utilizzo della cosiddetta marmotta, un ordigno artigianale che fa esplodere tutto l'apparato. In altri casi sono state asportate le casseforti in uso agli addetti alle casse. Per compiere i colpi e per fuggire, i malviventi hanno usato spesso auto rubate. Le intrusioni, le effrazioni hanno riguardato molte abitazioni private, anche con i proprietari presenti in casa, sempre intorno all'ora del crepuscolo. Ma si aggiungono anche atti vandalici, come a Cartigliano, in cimitero, lungo il Brenta e in Barchessa. Ci sentiamo anche molte volte impotenti, non sappiamo il da farsi, non sappiamo come fare, anche se abbiamo un grosso aiuto dalle forze dell'ordine. Siamo riusciti più di una volta a beccare chi ha fatto questi ignobili gesti e sarà sempre la nostra priorità nel attenzionare appunto tutte le persone, soprattutto con la videosorveglianza, che girano per Cartigliano. Un grosso aiuto ce lo stanno dando
anche i Targa System. Col Ceresa, Bassano, Mussolente, Romano Dezzelino, la geografia dei furti è molto fitta e nessuno sembra immune. Fondamentale sarà fare rete tra persone e amministrazioni comunali. Uno dei modi per combatterli è quello di una collaborazione tra istituzioni e cittadini. In questo modo, ad esempio, a Romano, con il controllo di vicinato, abbiamo voluto avvicinare tutti i cittadini alla possibilità di essere essi stessi i primi segnalatori alle forze dell'ordine di quello che può essere un sospetto o un atto che può essere non inserito nel consuetudinario e di conseguenza degno di attenzione. E ancora tutto da chiarire, un episodio avvenuto a Maser, un 50enne aggredito e ferito con un coltellino, un tagliacarte mi pare, con un taglierino. Sentiamo subito in diretta Edi Kaliman. Direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Crespignaga, località di Maser, via General Cantore. Con l'aiuto di Nicoletta Rizzetto ti faccio vedere la via e la casa davanti alla quale mi trovo, dove ieri sera è avvenuta questa aggressione. Devi sapere che è una storia, direttore, molto, molto complessa. Abbiamo provato a sentire qualche vicino di casa che ha provato a raccontarci un po' quello che è successo e quello che hanno visto ieri sera intorno alle 21, quando una pattuglia dei carabinieri è arrivata e si è parcheggiata in questa zona, rimanendo per circa un'oretta. Cos'è successo? Sostanzialmente un vicino di casa molto noto in paese, un signore di 50 anni con disabilità dovute a degli infortuni sul lavoro che ha avuto nella vita, con i suoi cani, sentendo un rumore, dei rumori provenienti proprio da questa casa che Nicoletta sta inquadrando, è giunto sul posto, abita a 100 metri da qui circa, perché pensava che dei ladri si stessero intrufolando in questa casa ormai chiusa da diversi mesi. Quello che si è trovato di fronte però non era un ladro, bensì l'ex proprietario della casa, un ex imprenditore che aveva un'attività poi fallita e da cui non si è mai ripreso. È una storia difficile, direttore, è una storia che racconta di una difficoltà di riuscire a superare questo momento difficile della vita, tant'è che è stata pignorata questa casa, erano giunti i carabinieri per appunto portare fuori casa l'uomo e la cui casa sono state cambiate le serrature, casa che, come faceva vedere Nicoletta, è tuttora in vendita e per ora ancora sotto sequestro. Non è la prima volta che questo ex imprenditore di circa 60 anni tenta invano di tornare all'interno della propria casa. Ieri sera lo stava facendo armato di un taglierino che nei primi momenti si pensava fosse stato usato per aggredire il signore di 50 anni che con i cani è arrivato qui sul posto nel tentativo di far desistere un eventuale ladro nel lato appunto del furto, e in quello che si è trovato di fronte era il suo ex vicino di casa, che i vicini appunto qui ci raccontano essere una persona con delle evidenti problematiche con cui è anche molto difficile parlare. Sentita la sindaca, ci ha confermato la versione e ha detto che comunque si tratta di una persona con delle difficoltà non indifferenti, che non abita più da parecchio tempo ormai a Maser dopo il pignoramento della sua casa, e quindi quello che è avvenuto è stato sostanzialmente una colluttazione, un'aggressione ai danni di questo signore di 50 anni. Sono venuti alle mani, tant'è che il signore disabile è caduto dalla sua carrozzina e l'ex imprenditore è poi scappato. I carabinieri sarebbero tuttora sulle sue tracce per ovviamente cercare di capire più a fondo il perché di queste azioni, di questa azione soprattutto dell'aggressione al vicino. È una storia, come avrai capito anche tu, direttore, molto, molto complessa, che apre anche delle riflessioni su quanto sia importante l'attenzione alla salute mentale. E un'altra, perché devi sapere, direttore, che questa è una zona molto colpita dai furti ultimamente, gli ultimi proprio nel fine settimana, e che proprio per questo il signore di 50 anni, pur in sedia a rotelle, si è sentito di fare un atto civico e andare a vedere, sentiti i rumori appunto, sembrava di vetri infranti, ma probabilmente era semplicemente qualche vaso
vaso caduto e che si è poi rotto durante appunto questo tentativo di irruzione in casa da parte dell'ex imprenditore, pensando appunto che fosse un ladro l'ennesimo in azione in questa zona. Ovviamente aggiornamenti e ulteriori dettagli nei telegiornali della sera, direttore, con Nicoletta Rizzetto, che nel frattempo vi lasciamo con le immagini della casa e che ringrazio. Se non hai domande, da Maser per ora io ti restituirei la linea. Grazie a Eric Kaliman e a Nicoletta Rizzetto. E adesso la raccapricciante vicenda di un bambino di 5 mesi che è stato seviziato dal padre nell'ospedale in cui era ricoverato. Pare che l'uomo volesse avere, attraverso i danni procurati al figlio, una indennità, un sussidio. Vediamo. Infliggere sofferenze e dolore al figlio neonato, mutilarlo per renderlo invalido così da poter percepire il sussidio. È questa l'ipotesi che aggiunge orrore ad una storia che già era terribile. I poliziotti della squadra mobile di Padova e la procura che stanno indagando sospettano che il papà 22enne arrestato per aver seviziato il figlio di 5 mesi mentre era ricoverato in ospedale a Padova infliggesse queste torture al piccolo per poter ricevere soldi destinati a famiglie con situazioni di invalidità. Ci sarebbero prove che dimostrerebbero questa tesi. Il papà, un 22enne sinti residente a Camisano Vicentino, è in carcere da giovedì scorso, quando è stato bloccato nella stanzetta della pediatria dagli agenti della squadra mobile che lo osservavano da giorni dopo la segnalazione dei medici. Il neonato, arrivato in ospedale con lesioni al cavo orale e difficoltà respiratorie, non migliorava, anzi peggiorava dopo le visite del papà. Le immagini mostrano la mamma, anche lei di etnia sinti ma estranea ai fatti, che lo coccola. Quando esce dalla stanza ed entra al suo posto il compagno, inizia il calvario per il piccolo. Inoltre il bambino, nato lo scorso maggio, già a luglio era finito in ospedale a Vicenza per problemi respiratori e alla lingua. Dunque il 22enne non voleva uccidere il figlioletto, ma mutilarlo e renderlo invalido per ricevere dei soldi. Una storia agghiacciante che fortunatamente è stata scoperta e fermata. Ora l'obiettivo dei medici della pediatria che stanno curando il piccolino in terapia intensiva è quello di poterlo riportare alla normalità senza conseguenze permanenti. Il bambino sta proseguendo il suo percorso di cura nel migliore dei modi possibili. Sarà un percorso di cura lungo, ma insomma, come abbiamo dimostrato in altre occasioni, noi pensiamo di, come dire, riportare il bimbo ad una situazione di una normalità la migliore possibile. Sempre a Padova un accoltellamento ieri pomeriggio, ha ferito un cittadino cinese e bloccato il suo aggressore. Ancora sconosciuti i motivi del litigio avvenuto a pochi passi da una scuola. È stato fermato e portato in questura l'uomo sospettato di aver pugnalato al petto un connazionale cinese ieri pomeriggio in via De Cristoforis alla Stanga a Padova. La violenta aggressione è venuta a pochi passi da una scuola e dalla palestra del quartiere intorno alle 16.45, un orario in cui i bambini escono da scuola e vanno a fare le attività sportive. La violenta aggressione è avvenuta all'interno di un'auto posteggiata davanti a un condominio. L'allarme è stato dato da alcuni residenti che hanno sentito le urla e hanno visto un uomo insanguinato che cercava di nascondersi tra le auto posteggiate. C'è stato un lite tra due orientali, si presume cinesi, che a un certo punto uno dei due ha tirato fuori un coltello e ha coltellato, non so, l'amico, il conoscente, e questo è scappato verso le case lì di via De Cristoforis per cercare rifugio, perdendo sangue dappertutto, e si è buttato sotto una macchina. Poco dopo sarebbero anche usciti i bambini dalla scuola. Scuola, c'è la palestra, per cui insomma non sono proprio scene così di lì a che da vedere, e poi per fortuna è arrivata la polizia. La polizia, poco lontano dal luogo dell'accoltellamento, grazie alla descrizione fatta dal cittadino cinese ferito, ha bloccato l'aggressore che è stato poi portato in questura. La sua posizione è al vaglio della procura, sequestrata anche l'arma utilizzata. In via De Cristoforis sono arrivati anche gli agenti della squadra mobile della scientifica per i rilievi. Sono state acquisite le immagini riprese dalla telecamera di videosorveglianza della zona. Il ferito è stato portato in ospedale per le cure, le sue condizioni sono stazionarie e non è in pericolo di vita. Via De Cristoforis è la strada vicina a Via Nelli, un tempo luogo di degrado e spaccio, e dove nei prossimi anni sorgerà la nuova questura. La situazione, dicono i residenti, è migliorata, ma restano delle criticità.
sicuramente si è calmato molto, molto rispetto a quegli anni critici. Adesso purtroppo abbiamo un altro problema che noi continuiamo a sensibilizzare, le chiamate sono quotidiane e sono quelli dei nomadi, perché praticamente hanno riversato una parte di nomadi che non sono dentro i campi, sono parcheggiati molto spesso qua, per cui creano parecchi problemi soprattutto per quanto riguarda la questione igienico-sanitaria. Ancora una tragedia sulle strade del Veneto, è accaduto a Jesolo prima dell'alba di oggi in via Martin Luther King. Veronica Colla, di 28 anni e del posto, ha perso la vita dopo essere uscita autonomamente di strada con l'auto ed essersi schiantata contro un albero. I vigili del fuoco e l'ambulanza sono intervenuti sul posto verso le 4 su segnalazione di un passante. È possibile però che l'incidente si sia verificato tempo prima e che in quella fascia oraria non sia transitato nessuno per un certo periodo. All'arrivo dei soccorritori la donna era già deceduta e non è stato possibile fare nulla per salvarla. Sono arrivati anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del sinistro, deviato il traffico, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. Arrestato dalla polizia un uomo che cercava di rapinare un giovane alla fermata dell'autobus. Vediamo com'è andata, è successo a Padova. Bloccato per tentata rapina un 26enne già ben noto alle forze dell'ordine. A intervenire è stato un ispettore di polizia libero dal servizio. L'uomo, scarcerato, è poi stato denunciato anche per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e per imbrattamento. L'ispettore, mentre passava per via Cavazzana, alle spalle della Basilica di Santa Giustina, ha notato il 26enne italiano di origine africana avvicinarsi a un ragazzo di 37 anni in attesa alla fermata dell'autobus, prendendolo per il collo, minacciando di picchiarlo e tentando di sfilare il portafoglio dalla giacca della vittima, che urlava cercando di divincolarsi dalla stretta dell'aggressore, che dopo averlo colpito con calci e pugni cercava di fuggire, fermato però dall'intervento di ispettore della questura e arrestato per tentata rapina. Arresto convalidato dal giudice che stabiliva il divieto di dimora nella provincia di Padova. Nonostante questo però l'uomo veniva individuato dopo la scarcerazione da una volante della polizia mentre imbrattava con una bomboletta spray il muro di un'abitazione in Riviera Tito Livio. Fermato e perquisito, gli veniva trovato nascosto nella manica della giacca un coltello con la lama di 20 centimetri. E così il 26enne, che ha già a suo carico numerose denunce per reati contro la persona e contro il patrimonio, l'obbligo di presentarsi al commissariato di Lorenteggio in Lombardia dopo un arresto per danneggiamento avvenuto a Milano e l'avviso orale adottato dal questore di Padova Odorisio, è stato denunciato anche per imbrattamento e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Grazie a Federico Fusetti. Intanto ci colleghiamo telefonicamente con Ilaria Marchiori, perché sull'inchiesta Palude ci sono delle novità. Luigi Brugnaro, il sindaco, sarà interrogato ma non risponderà alle domande del magistrato perché il suo legale gli ha suggerito di leggere prima gli atti. Il legale ha detto in mancanza degli atti è meglio non dare risposte. E poi la notizia importante è quella, la svolta sul caso di Renato Boraso, gli sono stati concessi gli arresti domiciliari. Sentiamo subito i particolari da Ilaria Marchiori. Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. È proprio così come era stato richiesto dall'avvocato di Renato Boraso, Umberto Pauro, nei giorni scorsi. Ora sono stati concessi gli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti firmato l'autorizzazione, anche se la procura di Venezia aveva dato parere contrario alla scarcerazione. Ricordiamo che Boraso è detenuto nel carcere Due Palazzi di Padova da 113 giorni e la scorsa settimana proprio il suo legale aveva chiesto la concessione dei domiciliari per due motivi, ovvero sia alla luce delle 40 ore di interrogatorio sostenute dall'ex assessore Boraso nei mesi scorsi, sia soprattutto per le sue condizioni di salute che sono notevolmente peggiorate in questi tre mesi. Proprio una perizia che era stata disposta dal GIP su richiesta della stessa procura aveva evidenziato
un grave rischio di infarto per Boraso e dunque anche concludendo appunto per la compatibilità con il regime penitenziario. Certo. Ovviamente questo a patto che vengano rispettate una serie di condizioni. E quindi la richiesta del suo legale è stata accettata e per Renato Boraso inizieranno gli arresti domiciliari. Per quanto riguarda il sindaco Brugnaro, come appunto hai anticipato, non si presenterà in procura appunto per rispondere alle domande, proprio perché il suo difensore, l'avvocato Rampinelli, gliel'ha sconsigliato al momento. Vuole che il suo assistito possa avere accesso agli atti come è stato per altri assistiti e solamente una volta esaminati e analizzati si metterà a disposizione. Queste le novità per quanto riguarda l'inchiesta a Palude. Grazie, grazie molto Ilaria Marchiori. Dovremmo avere su un altro episodio davvero clamoroso, successo, sta accadendo a Padova, c'è un problema in un cantiere edile di Padova, è stato chiuso, gli operai per protesta sono saliti sulla gru, dovrebbe esserci in diretta Federico Fusetti, a te Federico. Sì, eccoci. Andiamo. Direttore, buongiorno, siamo in onda direi con Cristian Roccaiende, siamo all'esterno di questo cantiere in via Santa Eufemia, siamo proprio in pieno centro a Padova dove c'è una situazione molto tesa perché questa mattina alcuni lavoratori, tre ragazzi che lavorano da tempo in questo cantiere, hanno deciso per protesta di salire in cima ad una gru che si trova proprio nel cantiere e sono ancora lì, sembrava fossero scesi, invece non è così, quindi dicevo situazione particolare, tesa, c'erano i vigili del fuoco, c'erano e ci sono tuttora le forze dell'ordine, questi ragazzi sono sostenuti dalla CGIL, quindi il sindacato che sta un po' cercando di tutelare la loro posizione, lamentano di non essere stati pagati per alcune mensilità, poi questa mattina abbiamo saputo che l'azienda ha effettuato il pagamento, quindi ha effettuato il bonifico di una rata, diciamo così, che era ancora arretrata, però questo non è bastato perché questi tre ragazzi che sono egiziani sono ancora in cima alla gru, quindi in una situazione tra l'altro anche molto pericolosa per loro, e adesso è arrivato un mediatore culturale per cercare di convincerli a scendere, insomma per mediare su questa situazione, ed è in arrivo da Milano anche uno dei datori di lavoro proprio per ancora di più cercare di venire a capo di quello che sta accadendo, però come dicevo al momento la situazione è questa, i tre ragazzi sono in cima alla gru e sono diciamo in piena protesta per quelle che considerano una situazione non certo sufficiente in termini anche di ospitalità, perché i ragazzi comunque a quanto abbiamo saputo vivono all'interno del cantiere in alcune casette che non hanno una situazione sufficiente anche da per quello che riguarda servizi e tutto il resto. Ecco, quindi sembrava fossero scesi, non è così, quindi da alcune ore ormai questi ragazzi sono in cima alla gru del cantiere. Noi siamo qui all'esterno con Cristiana Roccaiende, aspettiamo un po' l'evolversi della situazione, intanto direi di sentire la testimonianza di uno dei loro colleghi che non è salito sulla gru ma che ha raccontato a Francesco Rattai che cosa sta accadendo, quindi direttore ti restituisco la linea e sentiamo insieme l'intervista. Perché non è la prima volta che troviamo questo problema, siamo un anno qua, ogni mese rimaniamo 4-5 giorni e facciamo sciopero perché non pagano, dicono domani, dopodomani, porta pazienza qua di là, però io con questa parola porta pazienza che cosa devo fare? Io vado al supermercato a comprare la spesa, la roba, lo dico a porta pazienza, che vuol dire questo? Non vi pagano? No, non mi pagano, pagano però e sempre ritardi, fino alla fine hanno detto porta pazienza, basta, non hanno detto neanche un giorno preciso. Dormiamo in cantieri nella baracca, però questa qua 2 metri per 2 metri mettono due persone, no? E tu se tu metti un animale dentro avrai paura che muori,
perché non c'è il posto per dormire, non hai queste baracca qua, non hai per dormire, però l'accettano l'operaio perché non ci sono lavoro, vogliono andare avanti qua di là, però dopo trovano un posto e lo spostano. Stiamo lavorando con loro da quasi un anno, ma ogni mese dobbiamo stare a casa, dobbiamo fare casino per prendere i soldi. Ma adesso non volevano pagare, mancavano 3 mesi a pagare, non l'hanno pagato. Non volevano pagare, ma oggi hanno detto che dobbiamo uscire fuori dal cantiere perché non lavoriamo. Vabbè, noi lavoriamo, abbiamo bisogno dei nostri soldi, perché ognuno ha la sua famiglia, io ho 22 anni, ho la mia famiglia in Egitto, bisogna mandare soldi perché mio padre non lavorava, diciamo a 58, è vecchietto, non lavora. Io aiuto la mia famiglia e vivo qua. Se voi, loro non mi danno soldi, come faccio a aiutare la mia famiglia, come faccio a vivere qua? Grazie a Federico Fusetti, a Cristian Rocchi Allende e anche a Francesco Rattai per questo collegamento. E vediamo una vicenda di cui hanno parlato tutti i giornali. L'orario l'aveva scelto lui alle 6 del mattino, così aveva detto: verranno solamente quelli che mi volevano bene. E di affetto ne ha ricevuto tanto questa mattina, era ancora, vedete, c'era ancora l'oscurità. Eros Sokal, ex pasticcere e grande amante delle moto, che è morto a 76 anni per una malattia fulminante. In molti hanno affollato il tempio canoviano di Possagno all'alba per i funerali del titolare della pasticceria Aurora, proprio nel centro di Possagno, famosa per la meringa di Possagno. Sokal era anche fondatore di un motoclub Ducati. Ha lasciato la moglie Marisa e il figlio Hermes, in molti lo ricordano per la sua grande professionalità come pasticcere e come amico. Ad accompagnare alla cerimonia una splendida alba sulle colline. E insomma, avete visto, ha detto: vediamo quanti amici ho davvero, e ce n'erano, e ne aveva tanti, che si sono presentati alle 6 del mattino in chiesa. Adesso è con grande piacere che ci colleghiamo con l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, l'onorevole Elena Donazzan. Buongiorno onorevole. Buongiorno, che piacere direttore rivederla, anche se così a distanza. Anche per me, la vedo in tutto il suo splendore, e quindi mi fa molto piacere sapere che la sua avventura in Europa procede molto serenamente, con grande impegno, con grandi sacrifici. Ricordo che Elena Donazzan è stata per tanti anni assessore al lavoro, alla formazione professionale, all'istruzione della Regione del Veneto. Allora, un bilancio, le chiedo subito intanto un bilancio di questi primi mesi in Europa. Sono mesi intensi, anche legati al fatto, direttore, che siamo all'avvio di un nuovo mandato parlamentare, quindi tutti gli stati membri, quindi 27, sono veramente molti, è una Babele di lingue, l'ho voluta definire così con qualche amico quando mi ha chiesto che impressione ne hai avuto. Babele, prima dell'avvento dello Spirito Santo, direttore, cioè quando si parlano lingue diverse, gli interessi sono spesso confliggenti, e questo avvio è stato un avvio ovviamente molto frizzante, perché si è anche cambiato, segno politico, un po' l'equilibrio della maggioranza, la precedente molto spinta a sinistra, quasi ostaggio direi dei Verdi, ricorderemo sempre, rimane nella storia purtroppo per i danni fatti, il commissario Timmermans, che ha dettato la regola per cui tutto doveva essere solamente in una direzione, elettrico, sta distruggendo l'automotive. È di stamattina una mail di un'azienda di Bassano del Grappa, di un dipendente dell'azienda, che lancia un grido di dolore e dice: noi chiudiamo, ci hanno licenziato tutti venerdì, credo non ne stia parlando nessuno, forse siamo i primi a farlo noi. Da 90 dipendenti, quando avevano le grandi commesse da parte di, anche di Fiat, poi Stellantis chiude progressivamente fino ad arrivare a zero, avevano quasi 5 milioni di pezzi e a zero di stampaggio, e oggi hanno la chiusura dell'azienda. Questo è legato a un'azione ideologica. Ecco, questo Parlamento ha un equilibrio diverso, è un po' più pragmatico anche dalle parole di von der Leyen. Poi io mi permetto di dire, sono molto onorata anche di dirvi che sono la vicepresidente della Commissione Industria, Energia e Ricerca del Parlamento Europeo, la commissione più importante questa volta. La volta scorsa era la Commissione Ambiente, per ragioni politiche che ho detto, oggi è la Commissione Industria, 90 membri,
vuol dire che si sceglie anche di comporre la commissione quando si avviano le fasi del Parlamento, e la numerosità è segno anche dell'importanza della commissione stessa. E quindi è una commissione particolarmente rilevante per i temi che tratterà, e stamattina ora ho appena terminato l'audizione con la candidata commissario, la bulgara Zakharieva, si occuperà di ricerca, e posso dirvi così in anteprima che l'andamento è quello di approvare la commissaria, e quindi la commissione si sta muovendo. Nelle prossime ore mi piacerà anche darvi conto, ci saranno quelle più delicate anche, voi sapete che c'è l'attacco direttore che viene fatto contro il nostro candidato vicepresidente Fitto da una certa sinistra, e quindi noi stiamo guardando ora che maggioranza sostiene questo tipo di commissione. Ecco, onorevole, abbiamo titolato sulla notizia del giorno, si sta votando a partire dalle 12 ore italiane negli Stati Uniti, Donald Trump o Kamala Harris, quali conseguenze per l'Europa? Si sta, molti osservatori dicono che vincesse Trump sarebbe un problema per l'Europa, perché ci sarebbero i dazi, Trump è un isolazionista, non ci darà una mano, per cui risulterà favorita la Cina. Lei cosa ne pensa? Tra i due chi pensa che potrebbe spuntarla? Io la penso esattamente al contrario di quegli osservatori, perché Trump certo ha posto sempre l'accento sulla così, la primazia dell'interesse americano, e questo per l'Europa significa anche provare a trovare una soluzione alla guerra Russia-Ucraina, e credo che un approccio meno bellicoso che ha Trump rispetto a invece i democratici, che fino ad oggi hanno fatto altro che fomentare, questo sia abbastanza più favorevole per noi, così come lo scenario nel Medio Oriente, la chiarezza dei repubblicani rispetto alle posizioni democratiche di strizzare l'occhiolino sempre ad una certa area islamica mi fa propendere per tifare Trump in qualche modo, posto che non voglio tifare, perché credo che gli Stati Uniti abbiano la maturità per esprimere il proprio voto. Per quanto riguarda l'economia, io credo che certamente la politica dei dazi Trump la vorrà porre, ma non è che Biden o i democratici abbiano fatto no a meno. Nella campagna elettorale, quando Trump diceva aumenterò di un certo punto percentuale i dazi, ricordo Biden che li aveva addirittura raddoppiati rispetto alla proposta di Trump, segno di una schizofrenia. Loro stanno guardando alla loro economia interna, cosa che dovremmo fare meglio anche noi. Non posso sempre guardare a cosa fanno gli altri, devo anche pensare, oggi che sono in particolare in Europa, a che cosa è interessante e utile per l'economia europea. Io credo che Trump e i repubblicani siano più favorevoli a un certo tipo di rapporto anche con l'Europa, siano più capaci di fornirci anche uno spazio di azione anche rispetto alla nostra grande preoccupazione, che è quella cinese. La Cina è in questo momento in una fase di iperproduzione, direttore, e quelle tante merci e prodotti che non riusciranno a assorbire nel loro mercato interno le riversano su di noi, e questo per noi è molto grave, perché impedisce alla nostra economia di avere un suo equilibrio. E quindi io guardo con attenzione, come tutti noi, perché sappiamo che ciò che accadrà negli Stati Uniti avrà una rilevanza mondiale, non solo per l'Europa, non solo per l'Italia. Ecco, onorevole, intanto c'è uno scontro su tanti versanti tra maggioranza e opposizione, in particolare sulla manovra, no? Giorgia Meloni ha detto che questa è una manovra che vuole aiutare le fasce più deboli, abbiamo tagliato il cuneo fiscale, aumentata l'occupazione, ci sono tanti interventi per le persone che hanno più bisogno. Lei come la vede? Come la si vede dall'Europa, diciamo? Quali sono i riscontri? Guardi, in Europa l'Italia viene vista con grande rispetto, e credo che oggi abbia un vantaggio competitivo nella forza di questo governo. Per una ragione, diciamo, nostra, cioè questo è un governo molto stabile, con una chiarezza di intenti ed una compattezza molto evidente. Credo che anche la manovra ne sia
un segno, è una manovra rispettosa delle regole di bilancio, anche quelle europee, purtroppo direi troppo stringenti. Io farò nella giornata di domani al commissario candidato alla difesa la domanda chiave: si possono togliere dalle spese del patto di stabilità le spese per la difesa, perché noi abbiamo una necessità straordinaria oggi più che mai. Quindi il governo italiano è un governo dalle idee chiare, la posizione di Urso sull'automotive, dove si dice fermiamoci e guardiamo che cosa deve andare, le posizioni di aiuto alle famiglie, le famiglie numerose, le famiglie più fragili, il cuneo fiscale che aiuta il lavoro, cose che lei ha detto. Quindi c'è una stabilità del governo italiano. Come viene vista qui? Per una ragione interna di stabilità in maniera molto rispettosa, l'altra è la comparazione con i due grandi governi, dove di solito l'Europa guarda con maggiore, diciamo così, sudditanza, Francia e Germania, che oggi hanno problemi diversi, ma hanno problemi forti. La Germania in questo momento deve fare i conti con una posizione che deve mutare rispetto all'automotive. Io spero che sia un cambio di rotta tempestivo, perché 14.000 esuberi solo per Volkswagen sono un impatto pesantissimo, 3 stabilimenti chiusi, una cosa mai accaduta in Germania, e questo rende più debole il governo tedesco. E ovviamente quello che sta accadendo in Francia, con questa discrasia tra la presidenza della Repubblica, Macron che va in una direzione, il suo governo che va in un'altra, con i minimi storici della reputazione di Macron nel suo paese. Ecco, questi due temi, aggiungiamoci oggi anche ciò che accade in Spagna, con quella forte critica che però era già latente, non è solo legato ai fatti dell'alluvione, ma era già strisciante, ci dice che l'Italia oggi, tra i governi grandi, cioè delle grandi nazioni che partecipano all'Europa, è quello meglio posizionato. E credo che su questo, per il pragmatismo e la serietà che noi vogliamo rappresentare, ci possa mettere nelle condizioni più favorevoli. Ecco, approfitto del suo ruolo di vicepresidente della Commissione sull'energia per chiederle un parere sulla no, ribadito anche questa mattina a Palazzo Balbi dal presidente Zaia, sulla proposta di Renato Brunetta di collocare una centrale nucleare di nuova generazione a Porto Marghera. Ah, io invece ho una posizione diversa dal mio presidente. Io invece credo che il nucleare sia la strada. Sia la strada, perché oggi è un nucleare particolarmente sicuro. Ricordiamoci che siamo circondati da nucleare. Siamo circondati a est, a nord. Guardiamo la Francia. La Francia ha un vantaggio competitivo per le proprie imprese legato all'energia nucleare. È un'energia pulita, è un'energia sicura. Le ultime generazioni, sia quelle della fusione di cui si tratta, e saranno centrali aperte più avanti, ma io oggi personalmente ho fatto la domanda sui piccoli reattori che oggi, secondo la Commissione von der Leyen, devono essere sostenuti in termini di ricerca, ma anche di applicazione dentro le imprese. Sono piccoli reattori che riescono a far andare imprese importanti, e pensiamo cosa potrebbe significare territori che vengono sostenuti in termini di energia. L'Italia ha i costi energetici più alti. Perché? Perché abbiamo solo di fatto l'idroelettrico, perché abbiamo rinnovabili che però non sono continuative nel tempo. Se c'è il sole, se non c'è, se c'è il vento, noi ne abbiamo poco. L'eolico vale molto di più per il nord Europa che non per l'Italia. Non vogliamo parlare di rifiuti, sarà un tema che io tratterò oggi pomeriggio con il candidato commissario Jorgensen. La mia domanda è proprio su come riusciamo a fare, come a Brescia, direttore, a Brescia l'intera città gode di un termovalorizzatore che tratta di rifiuti. Allora, nucleare e rifiuti, vogliamo considerarli waste, cioè sporchi? No, io invece credo che la cosa più principale per la competitività delle nostre imprese si abbattere il costo dell'energia. Io sarei molto favorevole ad avere non una ma più di una di centrali in Veneto, magari con un principio che io vorrei mettere: chi si accolla così lo spazio di queste centrali, anche di questi termovalorizzatori, deve averne un beneficio principale. Cioè, se lo fanno a Pove del Grappa, ecco, parlo del mio paese, io vorrei che tutti i miei cittadini pagassero zero energie. Allora c'è un beneficio rispetto al fatto che uno ospita un impianto che poi è utile anche per gli altri. Chiarissima. Ultima domanda, onorevole Donazzan. Regionali 2025, gli alleati stanno andando divisi verso la meta, Forza Italia da una parte, la Lega che appunto minaccia di andare da sola, e così anche Fratelli d'Italia che pretende
un proprio presidente. Come andrà a finire? Si dice che poi sono tutte decisioni che saranno prese a Roma. Ma io credo che si debba essere noi molto rispettosi del Veneto. Lo dico da esponente politico di Fratelli d'Italia, lo dico da assessore di lungo corso che ama questa terra più di qualsiasi altra e che merita il massimo della serietà. È chiaro che si vede così questa attesa dopo tanti anni di un presidente molto amato, se non, come pare, non potesse fare un ulteriore mandato, un po' si accendono le aspettative, no? E tutti a dire: ma perché non può essere mio? Non è di nessuno, il presidente della regione del Veneto è dei veneti. E credo che questo debba essere un po' più fortemente detto da tutti noi, anche da noi esponenti politici. Poi abbiamo persone dentro i partiti capaci di rappresentare la capacità amministrativa. Io spero che si valuti questo più che è mio e ci ho messo la bandierina. La seconda è la condizione è che il centrodestra non può andare diviso, perché sarebbe vanitoso, la vanità è un peccato capitale, e sarebbe anche molto sciocco. Terzo, io penso che si debba ascoltare il mondo che rappresenta il Veneto. Il Veneto è innanzitutto un mondo che è fatto di grande vivacità economica e del terzo settore, cioè del mondo che fa camminare questa nostra regione. Credo che si meriterebbe di essere ben ascoltato dai partiti. I partiti rappresentano parti. I partiti del centrodestra possono rappresentare un valore in Veneto di collegamento anche con il governo nazionale. Ma guai a noi se anteponiamo le ambizioni al bene per il Veneto. Grazie molte all'europarlamentare Fratelli d'Italia Elena Donazzan. Buon lavoro, onorevole, grazie. Grazie per direttore, sempre noi. A sua disposizione. Sa che per me è un piacere chiacchierare bene, con lei. Bene, benissimo, ne approfitteremo. Grazie tante. Dobbiamo andare in pubblicità 2 minuti e poi avremo in diretta il professor Massimo Cacciari. State con noi. Saluto e ringrazio il professor Massimo Cacciari. Bentornato, professore. Grazie per essere con noi. Grazie. Buongiorno, direttore. Professore, un'ora fa l'apertura dei seggi negli Stati Uniti, 70 milioni di americani hanno già votato anticipatamente. Harris contro Trump. Potrà essere, secondo lei, una donna la Presidente degli Stati Uniti e sarebbe la prima donna alla Casa Bianca? Sì, mi pare che la tendenza sia quella, però sarà comunque un'elezione sul filo di lana e con grandi rischi, perché in alcuni stati, tutte le notizie ci dicono che in alcuni stati la situazione potrebbe essere anche esplosiva, se le elezioni non danno un risultato netto e inequivocabile. Se sono elezioni tipo quelle Bush-Al Gore o tipo le ultime con Trump stesso, il rischio c'è. Insomma, ricordiamoci Capitol Hill, ricordiamoci quello che è successo nel gennaio dell'anno scorso, cioè di quest'anno, non dell'anno scorso, di quest'anno. Certo, beh, potrebbe riesplodere la violenza. Tra l'altro Trump è solito annunciare la propria vittoria con grande anticipo e si ritiene che se dovesse perdere ci sarebbero grosse... No, ma ci sono tutte le notizie che ci vengono state dire, dicono che gran parte dei sostenitori di Trump non accetterebbero comunque una nuova sconfitta. È molto delicata, veda, ma non è da leggere in termini di cronaca. È una società, quella americana, che negli ultimi 20-30 anni si è proprio spaccata, è proprio a pezzi. Non c'è più quella che alcuni grandi, anche storici della cultura americana, chiamavano la religione americana, cioè questo elemento metapolitico che in qualche modo nei momenti di massima crisi, vedi guerra in Vietnam, ma anche di massima divisione politica, teneva bene o male insieme questo grande sistema economico, istituzionale,
culturale, politico. E qui non ci sono più soltanto le vecchie fratture etniche, razziali, ma sono con Trump sono emerse fratture di classe, proprio conflitti sociali di classi all'interno della stessa maggioranza bianca, fortissimi, molto più forti che non quelli tradizionali di carattere etnico. Quindi è veramente molto difficile capire come si evolverà la situazione, perché le contraddizioni sono contraddizioni non più semplicemente politiche, ma sono contraddizioni proprio sociali incardinate nella struttura e nella composizione sociale di questo sistema. Ecco, senta, quasi tutti gli economisti sono concordi nel dire che una vittoria di Trump sarebbe un grande svantaggio, se non addirittura un danno per l'Europa, perché tanto per incominciare Trump vorrebbe subito mettere dei dazi sulle esportazioni. Ma sa, insomma, c'è una prospettive protezionistiche sono un po' irrealistiche nel mondo contemporaneo. Insomma, i processi di globalizzazione economico-finanziaria procedono, come abbiamo visto, anche malgrado tragedie e guerre così tragiche come quelle che stiamo vivendo. Cioè sono processi inarrestabili, è difficile contraddirli più che tanto. Certo, parrebbe che soprattutto la contrapposizione con la Cina sarebbe destinata ad acuirsi con una presidenza Trump, ma questo di per sé non danneggerebbe tanto il nostro l'Europa. È difficile capire che cosa può mutare in politica estera tra Trump e la Harris, molto difficile. Cosa farà il nuovo presidente? Qualunque esso sia, può non tentare di disinnescare queste bombe atomiche pronte a esplodere Ucraina e Medio Oriente, sia l'uno che l'altro, può non fare dei tentativi finalmente seri per mettere fine a queste guerre? Io penso che il prossimo presidente americano dovrà per forza cercare una strada di compromesso e di patto, perché è talmente irrealistica la prospettiva ormai di poter ricondurre tutto il mondo in un ovile, è talmente irrealistica la prospettiva di una sistemazione, diciamo, monarchica degli equilibri internazionali, che qualunque sia il nuovo presidente americano dovrà svolgere un ruolo più di federatore che di egemone. Io me lo auguro, voglio dire, è un ragionamento del tutto, ma è talmente evidente, credo, per una persona che ragiona, uno proprio chiunque, insomma, non occorre essere né specialisti né analisti, ma è uno che ragiona, è talmente evidente che un mondo come il nostro può reggersi soltanto attraverso patti e compromessi tra grandi spazi politici ed economici, senza che nessuno pretenda di fare l'egemone. Ma come è pensabile diversamente? Come possiamo ragionare diversamente? È chiaro che un mondo che dovrà mettersi, che dovrà pensare ad una nuova, ad una rivitalizzare le Nazioni Unite, rivitalizzare tutti i punti in cui le diverse potenze si possono incontrare, possono concordare qualcosa, no? Non è possibile far fuori la Cina, non è possibile far fuori la Russia, non è possibile far fuori l'India, non è possibile far fuori il Brasile, non è possibile far fuori il Sudafrica, non è possibile far fuori gli Stati Uniti e non è possibile far fuori l'Europa. Bene, è chiaro, questi signori devono trovare un accordo, un patto, certo. Come si trovò, bene o male, si trovò dopo la Seconda Guerra Mondiale. Va bene, lì era più semplice, c'erano due potenze sole, ma in qualche modo si sono riconosciute e hanno fatto guerre tra di loro, ma periferiche, per interposta persona, e viva Dio, insomma. Non c'è dubbio. Senta, è d'accordo con chi sostiene che Trump, dati i suoi rapporti amichevoli con Vladimir Putin, sarebbe il presidente più indicato per arrivare ad una tregua, ad una pace tra Russia e Ucraina?
Ma veda, rifarei il discorso che le ho fatto. Sì. Vuole che se vince la Harris non cerchi anche la Harris. Dal punto di vista della Russia è chiaro, questa guerra si è svolta con un governo democratico negli Stati Uniti e quindi è del tutto logico che pensino che con Trump le cose possano mutare. Ma come pensare che possano mutare in modo rivoluzionario? Veda, sostanzialmente la politica estera americana è quella che è da un secolo e mezzo, e quello è il punto. E il cambiamento che deve avvenire è il cambiamento nel senso che prima indicavo, quello è l'unico cambiamento, ma è un cambiamento in qualche modo obbligato. Io sono abbastanza sicuro da questo punto di vista che con una nuova amministrazione americana pienamente legittimata, come mi auguro, perché se fosse diversamente, beh, allora sì, sarebbe un problema, che possa immediatamente lavorare con una certa autorevolezza, si metterà a lavorare per risolvere le situazioni di conflitto e di crisi, perché è evidente che queste, se non sono curate, prima o dopo esplodono in modo catastrofico. Allora, prima di venire a casa nostra, professore, facciamo vedere cosa può fare l'intelligenza artificiale anche durante le campagne elettorali. Vediamo. Auracchiano. Mandati Covid e lockdown sono un loro obiettivo. Accidenti. Sai cos'altro sta arrivando? Un'elezione. Vogliono riavviare l'isteria da Covid per giustificare più lockdown, censura, urne illegali e tangenti ai loro alleati critici per le elezioni del 2024. Hanno manipolato le elezioni del 2020 e ora cercano di fare lo stesso con le elezioni del 2024, le più importanti nella storia del nostro paese. Falliranno perché non lo permetteremo. Tornerò alla Casa Bianca. Userò ogni autorità per tagliare finanziamenti a scuole, college, compagnie aeree o trasporti pubblici con obblighi di mascherina o vaccinazione. Grazie. Oh, impressionante, no? ci dobbiamo aspettare di tutto anche in un prossimo futuro, no? Ma sì, certamente, ma insomma, fin tanto che si tratta di scherzi di questo genere, credo che appunto qualunque persona dotata di intelletto, anche minimo, possa capire che si tratta di scherzi. Ben diversamente, invece, si può influire sulle campagne elettorali con altri mezzi di persuasione, e tra l'altro con quelli che ormai sappiamo, no? Le grandi potenze comunicative, soprattutto in un certo pubblico, sono le reti, e le reti decidono, i grandi operatori decidono che cosa mettere, che cosa non mettere, operano come censori pubblici, no? A tutti gli effetti. No, questi contenuti non vanno bene, questi contenuti vanno male, questi contenuti sono politicamente corretti, questi altri no. E tre quarti della comunicazione avviene in mano a questi signori che non sono stati investiti da alcuna, non hanno alcun mandato pubblico per svolgere funzioni di questo genere, eppure svolgono. E questo è il grande dramma oggi dell'informazione. Non così. Qualche barzelletta fake news. È così. Senta, professore, veniamo a casa nostra, alla manovra, molti scontenti della manovra del governo Meloni. Giorgia Meloni rivendica dei meriti, quelli di aver aumentato l'occupazione, il taglio del cuneo fiscale e quant'altro. C'è chi dice che è quasi una manovra di centrosinistra perché per esempio sulle detrazioni chi guadagna più di 40.000 euro viene in qualche modo penalizzato e altri dettagli di questo genere. A parte questo, lei come considera l'azione del governo in questo momento, professore? Beh, è una manovrina, dopodiché la Meloni dice che fa la storia, ma insomma ridiamoci sopra. È una manovrina, una storiella
niente di particolarmente drammatico né da un punto di vista né da un altro, è sostanzialmente la strada che già indicava Draghi. Io sono quasi certo che dietro anche la crescita, senza dubbio, di peso e cioè la buona accoglienza sempre maggiore che la Meloni gode sul piano europeo con le autorità finanziarie europee, eccetera, dietro ci sia Draghi. Cioè, il consigliere è lui. Io credo che la Meloni non muova passi significativi senza consigliarsi con una personalità come Draghi, che è l'unica personalità italiana a godere davvero piena fiducia negli ambienti che contano internazionali. Quindi tutto secondo logica, una manovrina dettata da condizioni di particolare gravità finanziaria del nostro paese, di cui nessuno più parla, il debito continua a aumentare, arriverà a 3.000 miliardi, ma che importanza ha? Tanto le aziende di rating ci dicono, le società di rating ci dicono BBB, bene, bed, breakfast e qualche altro, e avanti, no? Fin tanto che appunto i rapporti con le potenze finanziarie, economiche, europee, quelle che reggono i grandi mercati, sono buone, continuiamo a fare debiti, andiamo avanti. Cioè non stiamo mettendo mano al debito in nessun modo, siamo a 3.000 miliardi. Va bene? Ecco. È impressionante. Questa è una situazione drammatica di cui non prendiamo atto, perché tanto appunto l'occupazione è aumentata. Quale? Quella degli ultra cinquantenni, quella precaria sostanzialmente. Benissimo. Migliaia di giovani continuano ad andare all'estero perché qui non trovano nessun lavoro che li adeguato alla loro preparazione. Benissimo. I treni, le ferrovie funzionano come funzionano? Benissimo. Il territorio sistemato? Benissimo. La sanità ormai senza assicurazione, o sei solvente o hai l'assicurazione, o se no in lista d'attesa per anni, anche a Milano? Benissimo. Scuola? Lasciamo perdere. Va bene tutto, no? Cioè, le società di rating ti dicono BBB, bene, 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 e avanti. È un paese il nostro, direttore, che continua a non voler affrontare le sue questioni strutturali, amministrative, istituzionali, continua con questi catafalchi di regione che sono fonti di spreco inaudite, non fa una spending review decente, eccetera, eccetera. Cioè continuiamo a raccontarci le storie, bene, fin tanto che l'Europa ci permetterà di fare debiti, fin tanto che avremo un Draghi protettore alle spalle che rassicura i mercati, avanti. Una volta col centrodestra, una volta col centrosinistra, le politiche, lei lo diceva, sono sostanzialmente le stesse. Sono assolutamente certo che con un governo PD 5 Stelle la manovra sarebbe stata sostanzialmente questa. È vero, sarebbe stata assolutamente questa. Soltanto persone in malafede che nascondono la verità possono negarlo. La manovra sarebbe stata sostanzialmente questa, non c'è alcun dubbio. Perché sulle questioni strutturali centrosinistra è impotente ad affrontare il problema come centrodestra. E quindi siamo veramente messi piuttosto male, e la tendenza è quella sempre di travisare un po' la realtà e anche di mettere la polvere sotto il tappeto. Non dirsi le cose, fingere di non dirsi le cose, tirar fuori sempre, cioè l'incapacità di comunicare con il paese in modo serio, dirgli: cari concittadini, la situazione è questa, è gravissima, occorrono riforme, che ci vorrà tempo, ci vorranno anche magari sacrifici, ma cerchiamo di affrontarle con coscienza insieme. No. Bene, manovra bellissima, rivoluzionaria, stupenda, facciamo la storia, e avanti così. Una volta parla uno, una volta parla l'altro, ma il linguaggio è sempre questo, e il linguaggio è sempre quello di coprire e nascondere la verità. Professore, a proposito di verità, c'è uno scontro sempre più aspro tra governo e giudici sui migranti in Albania. È intervenuto il terzo tribunale per bloccare
il decreto che stabiliva quali fossero, quali siano i paesi sicuri. La domanda dei cittadini di fronte a questo è: ma davvero prevale la legge europea sulle decisioni di un esecutivo? Beh, certo. Ci sono dei patti che stabiliscono che determinate questioni riguardanti la giustizia sono decise appunto a livello sovranstatale, sovranazionale, queste ed altre questioni. Quindi è chiaro che abbiamo una sovranità limitata su queste e su altre questioni per decisione dei diversi governi. Detto questo, non starei a insistere su questa barzelletta dell'Albania, insomma, no? Perché è chiaro che rispetto al problema dell'immigrazione questa grande scelta strategica equivale a quella del bambino famoso che il cucchiaio tende a svuotare il mare, no? Sistemerai 100 persone, 150 persone, chissà come, avranno ragioni i giudici, non avranno ragioni i giudici, quello che è certo è che sono manovre assolutamente che anche qui coprono la realtà. La realtà è che con manovre di questo genere tu non affronti minimamente il problema dell'immigrazione, che da un lato è un grandissimo problema e dall'altro anche una grandissima necessità, perché la demografia è quella che è, i tassi demografici sono quelli che sono e, come tutti gli industriali sanno, senza immigrazione, che deve essere certo ben organizzata, eccetera, eccetera, ma senza immigrazione chiudiamo perché non facciamo più bambini, né noi né gli europei in genere. Quindi è un problema da affrontare strategicamente a livello europeo e noi lo affrontiamo come? Con una nave che va su e giù per l'Albania portando 10, 20, 30, 50, 100 persone? Ma è ridicolo, è semplicemente ridicolo, ma è un modo di dire facciamo qualcosa. Io francamente penso che a questo punto, dopo il decreto, continuare questa polemica da parte di alcuni magistrati eccetera eccetera non sia molto utile e neanche molto intelligente. Hanno fatto un decreto. Questa cosa qui non risolverà assolutamente nulla, ci farà spendere qualche milione a vanvera totale, senza alcun senso, ma così il governo dice abbiamo fatto qualcosa. Bene, chi ci crede, bene, sarà contento e soddisfatto che il governo ha fatto qualcosa per l'immigrazione. Va bene, milioni di persone, miliardi di persone che premeranno sulle frontiere europee da qui ai prossimi anni e quello che abbiamo vissuto finora è il preambolo e noi approntiamo una nave e un luogo, in tedesco luogo si dice Lager, va bene, ma lasciamo perdere il tedesco, in Albania. Ma lasciamo stare che i giudici ormai prendano atto che il governo ha questa linea e smettano di farci pubblicità, perché poi è una pubblicità per il governo come è una pubblicità per Salvini l'essere sotto processo. Io credo che Salvini tema la soluzione, che ci sarà, penso, ma tema la soluzione, perché è un'arma di propaganda. Abbiamo fatto qualcosa, l'Albania, siamo sotto processo. La magistratura comunista che impedisce al governo di operare per difendere i sacri confini della patria. Capisce che sono tutte barzellette? Professore, stia con noi, andiamo un minuto o due in pubblicità e poi torniamo per la chiusura. Grazie, a tra poco. A tra poco. Nuovo in diretta con il professor Massimo Cacciari a Focus TG. Professore, Vincenzo De Luca si sta adoperando per poter fare un terzo mandato. Elly Schlein si è detta contraria, il presidente Zaia spera di poter avere la stessa opportunità. Cosa ne pensa? Questi governatori sono particolarmente tenaci. D'altra parte hanno avuto sia Zaia che,
che De Luca, per parlare dei due che ha citato, hanno avuto un riscontro elettorale formidabile. Quindi anche umanamente comprensibile che tendano a resistere il più possibile. E credo che per il PD in Campania e per la destra nel Veneto la loro sostituzione porrà dei problemi non da poco. Cosa ti inventi dopo Zaia? Che conosce vita, morte e miracoli della regione da 20 anni, perché prima era vicepresidente, forse il pubblico più giovane non se lo ricorda. No, era il braccio destro di Galan prima. Quindi sono persone fortissime, radicatissime nel loro territorio, radicatissime. E questo è un vizio, non è che stai dicendo, un vizio vuol dire che appunto la regione diventano veramente grandi centri di potere più o meno deresponsabilizzati, perché la regione è un ente di trasferimento, non ha una finanza propria se non in minima parte, sono tutti trasferimenti statali, governano questo settore fondamentale della vita pubblica che è la sanità, aumentano i loro poteri grazie ad una riforma della Costituzione sciagurata di metà degli anni, di metà del 2000, di metà del subito dopo il 2000, adesso non dico più la data, insomma quella lì, e la riforma famosa del titolo V, una sciagura, e quindi sono lì, difficili da rimuovere, molto difficile. La destra, la Meloni, vuole rimuoverli per cercare di mettersi, di essere presente con dei suoi nel nord, che è tutto in mano invece alla Lega, e la Schlein per ragioni di rinnovamento, ovviamente, per dare l'immagine del suo partito come una forza di rinnovamento. Cosa accadrà? Non so, ma sarà tutto da vedere, e sarà molto da divertirsi, direttore. Sì, voleranno gli stracci, professore, da qui al voto del 2025. Professore, grazie molte per essere stato con noi, davvero. Grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie a lei. Arrivederci. Professor Massimo Cacciari in diretta a Focus TG, poi lo replicheremo l'intervista anche stasera a Focus dalle 21:15. Grazie per essere stati con noi, grazie a Renato Capoia, a Tommaso Migot, e buona giornata.